Bella a tutti raga, qui Cane Lupo. Caricherò un nuovo video ora, anche se ne ho caricati oggi, già ne ho caricato un altro, però ne carico un altro per darvi una bella notizia. Io sono veramente felice, siamo a 99 iscritti, quindi quasi alla vetta dei 100, che anche se magari per voi sono pochi, ma per me è davvero un grandissimo traguardo. Ed vi lascio con uno Strava Pool, perché veramente ho un po' di idee per questo speciale dei 100 iscritti e vorrei che le decideste voi, ok? Bella a tutti, vi lascio con questa clip di Ganka con Cane Lupo e il link di Strava Pool lo troverete in descrizione. Bella a tutti ragazzi, qui Cane Lupo con il terzo episodio di Ganka con Cane Lupo. E oggi vedremo Lee Sin. Allora, è vero che Lee Sin è molto giocato come champion. Ah, premetto che sto sempre in questo da solo in modo tale che vi posso spiegare meglio. È vero che Lee Sin è molto usato come champion e quindi diciamo molte persone sanno come gankarci. Ma come vi ho detto, questo è questa è una rubrica su come io preferisco gankare, ok? Quindi assolutamente non togliendo nulla all'altro, nulla agli altri, ok? Allora, ho iniziato i Doran's Blade non perché sono da solo in questa mappa, quindi magari sono in custom da solo inizio i Doran's Blade. No raga, io anche quando faccio delle ranked con le sine inizio sempre i Doran's Blade perché ho le lune con la lifesteal. Ok, ho abbastanza attack damage e anche abbastanza armor. Extend your senses. Quindi con la Doran's Blade me la reggo bene. Anche se magari è stato nerfato da un punto di vista per quanto riguarda gli AD carry. Però per quanto riguarda il jungler, è vero che dà meno AD e meno lifesteal. Però quel lifesteal che dai meno lo riaggiungi con le rune e ti permette di comprare una pozione, che è molto utile secondo me. We do what we must. Ovviamente iniziare D.E. con l'Easing Jungle in modo tale che il rosso vi possa fare meno danni, perché lei se lo vuole muovere in speed. Poi io di solito sugli sin mi maxo l'AI. Quindi in modo da se lo vuole più attack speed e fa anche tanti danni. Prende danni a D ma fa magic damage, ovvero te non so, hai 70 D, quella skill prende tot. Non lo so, guardate, ecco, vedi, prende AD ma fa magic damage, quindi buono. Diciamo un ibrido. La collisine si invade, sì. Però, come ho detto prima, se volete invadere con l'episodio di Sin Sao, se volete invadere vi consiglio di iniziare dal blu, in modo tale che l'invade è safe. Piazzare il totem nel tribush, in modo tale che appunto l'invade sia safe. Ora io ho saltato i Wrights per farvi vedere un eventuale invade, però il rank o normal se iniziate dal rosso vi consiglio di non invadere, ok? Allora, ora abbiamo preso 3 e possiamo andare a gankare top. Allora, come gankare top? Se siete da questo lato vi consiglio di gankare sia che è pushato, allora assolutamente se è pushato il loro top, cioè se il vostro top è pushato, quindi non so, voi state qua e il vostro top sta qui, assolutamente non ci dovete neanche avvicinarvi alla top lane, neanche avvicinarvi. Se magari stanno qui nella metà, dite al vostro top laner di ingaggiare, ok? Molti escono e fanno la Q. Io credo che sia molto sbagliato, perché avete lisciato quella Q o lui flasha. È vero che avete portato a un flash dell'avversario, ma non avete risolto praticamente, diciamo, niente, diciamo. Può prendere 3-4 la sita in più il nostro top, ma basta. Allora io vi consiglio di uscire dal bush mentre sta ingaggiando il vostro top, doppia V sul vostro top e usate di nuovo lei per slowarlo. Prendete quella Q, menate un pochetto e poi usate la Q, ok?
Se ha flashato sotto torre e avete la Q segnata che lui è super giù a metà vita, non ci andate, ok? Come gankare mid? Credo che Lee Sin sia un jungler, uno dei pochi jungler che mid fa dei gank veramente stupendi. Qui invece non è con la W, perché diciamo i mid sono, hanno poche skill che vanno addosso alle persone, che vanno addosso ai champion. Ad esempio c'è la Fizz, c'è la Cassa di Malsei, però non mi ricordo altri. Quindi a mid vi consiglio solo di dare fastidio al loro mid. Gankate, fate Q e via. Gli levate quei 120 HP che magari possono portare un leggero vantaggio al vostro top. Bot è una bella domanda. Ci sono vari modi di gankare bot. Se siete da questo side, non passate per il tribush. Ok, Lee Sin non deve gankare da qui bot, anche se non hanno la ward. Lee Sin deve gankare da qua, ragazzi. E se c'è il loro jungler, fate un counter jungler, un counter gank che neanche vi immaginate. Una bestia Lee Sin in early game. Ok, ecco, credo che per oggi sia tutto. Ah, anzi, volevo dire anche un'altra cosa. Se non siete dall'altro side, quindi da questo side, ok, come gankare top? Gankare top da questo side, io vi consiglio di gankare da qui. A mid, vabbè, solo per infastidire, quindi dovunque gankate è uguale, è solo per infastidire. Mentre per la bot, proprio così, diretti, andate qua, qui. Raga, andate qua, e avete praticamente fatto flashare o tutte la bot lane, o non so. Quiet steps. Ok, spero vi sia piaciuto il video, se vi è piaciuto commentate, mettete mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi. Ho anche la pagina Facebook, se molti non lo sanno, poi ve la linkerò in descrizione. E bella a tutti!